Benvenuti a Casimiri Radio, lo spazio dedicato ai podcast dell'Istituto Casimiri di Gualdo Tadino. Bentornati nella nostra rubrica Inside Out. Noi siamo Josephine e Lucrezia. Oggi abbiamo di nuovo qui con noi lo psicologo della nostra scuola, Daniele Minelli. Bentornato. Salve. Grazie. Molti ragazzi fanno fatica ad accettarsi, si vedono brutti e si sentono inadeguati. Cosa può dirci a questo proposito? Come mai gli adolescenti non hanno un buon rapporto con il loro corpo? Allora, l'adolescenza è cambiamento e quindi già di per sé cambiamento significa in qualche modo non accettazione, significa difficoltà. Tutto ciò che è cambiamento crea problemi. L'adolescenza quindi si cambia in tantissimi aspetti, si cambia a livello fisico, c'è cambiamento soprattutto anche a livello cerebrale, quindi aumenta la comprensione di sé e del mondo circostante. Quindi diciamo che è un po' uno stravolgimento ormonale, uno stravolgimento che in qualche modo è già di per sé difficoltoso e difficoltoso. Il perché quindi? Innanzitutto per le aspettative, quindi soprattutto ora le aspettative che ci sono tantissime, no? Rispetto a magari a qualche anno fa. Quindi le aspettative che da una parte sono le aspettative dell'adolescente che se l'è creato da solo, social oppure tutto ciò fa vedere che è tutto bello, tutto simpatico, tutti intelligenti, e quindi questo già crea delle aspettative. D'altra parte purtroppo anche i genitori sono portatori di grandi aspettative. Ad esempio, volevo dire, questa mattina nelle scuole abbiamo fatto una lezione e soprattutto i ragazzini, quindi parlo di elementari e di medie, hanno grandi aspettative e soprattutto la paura, se prendono un voto basso, di quello che possono dire i loro genitori. Quindi in qualche modo la paura dei genitori mi fa vedere come le aspettative fin da piccoli vengono mantenute. Come ho detto, quindi alcune aspettative sono reali, alcune aspettative sono invece pensate, quindi perché sono proprie della persona stessa. E quindi tutto questo produce ansia, tutto questo produce il non piacersi. Nell'adolescenza credo che sfiderei chiunque che possa piacersi, nessuno si piace, quindi è un periodo, abbiamo detto, di cambiamento, quindi il nostro corpo purtroppo lo vediamo trasformato, e lo vediamo trasformato non come vorremmo o come magari i modelli ce lo fanno immaginare, ma ognuno cresce a modo suo ed è normale avere delle imperfezioni, anche perché poi quello che voi vedete nei social, ricordate che è diverso rispetto alla realtà, quindi loro vi fanno vedere senza le imperfezioni, ma credo che basta che voi state in classe e guardate le vostre coetanee, i vostri coetanei, l'imperfezione è quello che rende bello, l'imperfezione è quello che ci rende unico. Un'altra caratteristica è purtroppo la bassa autostima, quindi la bassa autostima fa sì che il non piacersi diventa un qualcosa di rutinario, un qualcosa di normale. Quindi bisogna in qualche modo nutrire la nostra bassa autostima abbassando anche le aspettative. E come, qual era l'altra domanda poi? Come mai non abbiamo un rapporto con il nostro corpo? Infatti molti ragazzi hanno il peso del giudizio degli altri, e infatti come possiamo fare a dare meno importanza a questa cosa? Sì, il giudizio è importante soprattutto per l'adolescenza, perché c'è bisogno dell'accettazione, quindi la paura di essere esclusi dal gruppo, e il giudizio anche perché essendo degli animali sociali è normale che vivendo con altre persone abbiamo bisogno anche del consenso degli altri. Come fare? Innanzitutto bisogna ricordare queste semplici regole. Innanzitutto che non si può piacere a tutti, no? La bellezza, sapete, è soggettiva, quindi, quindi non possiamo piacere a tutti, bisogna avere questa consapevolezza. Tutti giudicano, quindi anche questa bisogna prenderlo, compreso anche noi, perché credo che anche noi o anche voi avete giudicato. Altro elemento fondamentale è quello che bisogna pensare sempre che non stiamo al centro dell'attenzione. Le persone che hanno paura del giudizio pensano di stare al centro dell'attenzione. Io faccio sempre questa metafora, no? Le persone è come se loro entrassero in una stanza e quindi arrivano i riflettori, il mondo si blocca, tutti a bocca aperta e oh, no? In realtà questo rimane solo nella nostra testa. Quindi noi entriamo in una stanza, è normale che qualcuno si può girare, qualcuno può dire, può farci un commento. Magari per vedere chi è, se lo conosci. Certo. Per vedere chi è, se lo conosci, però dopo ognuno di noi ritorna
al pensiero quello che stava pensando prima, al nostro dialogo interiore, mentre chi ha paura parecchio del giudizio pensa sempre che il pensiero dell'altro sia sempre concentrato su se stesso. Io sfiderei chiunque, se ora andiamo al bar e ci sono 100 persone, è normale che alcuni ci notano, ma ritorniamo dopo un quarto d'ora e chiediamo chi è entrato prima, forse nessuno si ricorda chi è entrato, non ricorda come eravamo vestiti, esatto. Perché ciascuno poi torna a pensare a quello che stava pensando. Quindi se riusciamo anche a ragionare così, abbassiamo l'idea di quanto noi siamo centrali nella mente dell'altro per quanto riguarda il giudizio. Poi, molto spesso siamo noi i primi che giudichiamo noi stessi, quindi anche qua attenzione, perché siamo noi che ci giudichiamo troppo in maniera negativa, temiamo il giudizio degli altri, ma soprattutto siamo noi che ci giudichiamo, quindi bisogna fare attenzione anche a questo. E un altro elemento è che bisogna in qualche modo stoppa la vergogna, perché poi il giudizio ci porta alla vergogna, ci porta quindi a non esprimere, ci porta a non parlare liberamente. Quindi pensando che non siamo molto nella testa dell'altro, pensando che tutti siamo imperfetti, è bene esprimersi ed è bene quindi poter dire la nostra. Ma la pubertà influenza il rapporto che abbiamo con il nostro corpo? Tantissimo, no? Ho detto, quindi il momento del cambiamento, il momento dello sviluppo diventa una rivoluzione ormonale, quindi cambia. Cioè prima il vostro corpo, il vostro corpo era sessuato, era un corpo, e poi diventa invece un corpo sessuato con tutte quante le forme, con tutte le caratteristiche, e quindi bisogna in qualche modo rimodellarci su questa nuova figura. Quindi ricordate, cambiamento destabilizza sempre, sia che il cambiamento sia positivo, sia che il cambiamento sia negativo, porta sempre a destabilizzazione, perché noi siamo abituati, abbiamo bisogno di certezze, siamo abituati a stare nella nostra zona comfort. Quindi uscire da questa zona comfort inizialmente, ed è normale, che produce degli scompensi. Grazie mille per queste altre informazioni su questo argomento, è stato molto 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 interessante, perché quest'oggi ci sono molti adolescenti che hanno molti problemi fisici, e quindi grazie mille. Grazie a voi. Vi diamo appuntamento al prossimo episodio nella nostra rubrica Inside Out. A presto.